Allora adesso non ti abbiamo tirato un tranello, a parte che Cervetti adesso è presidente dell'Orchestra Verdi, dell'uomo che è stato salvato, per cui ormai è uno dei nostri, non è più quello che sta dall'altra parte della scrivania, sei un teatrante, si può dire. Dunque, malgrado che Andrea Ciampani abbia cercato di spiegargli diverse volte come si fa con i bambini piccoli che cosa io dovevo fare questa sera, essendo appunto un bambino piccolo un po' tardo, non ho francamente capito bene. E perciò dico quello che voglio io, senza seguire nessuna indicazione. Ma forse però, ecco, sia André che voi vi aspettate da me una testimonianza su quegli anni, appunto, come diceva André, da parte di chi appunto nel teatro non c'era e che tuttavia aveva, presumo che avesse, un certo interesse per non solo la cultura in generale ma anche per il teatro. Io allora che cosa facevo? Io allora ero il segretario della Federazione del Partito Comunista, quindi a Milano, ero relativamente giovane, avevo appunto nel 73 40 anni, avevo già avuto una certa lunga esperienza perché sono iscritto al Partito Comunista ragazzo, cioè avevo 16 anni alla fine del 1949, avevo quindi certa esperienza, avevo studiato, io mi sono laureato tra l'altro a Mosca, avevo studiato medicina qui a Milano, poi avevo abbandonato perché il partito mi aveva chiesto di andare a studiare all'Università di Mosca, dove ho studiato per diversi anni, ho studiato allora appunto economia, avevo quindi una certa esperienza alle spalle. Ero visto come doveva essere visto, era visto un dirigente del Partito Comunista. Da una certa Milano, sto parlando appunto del 73, del 74, e da una Milano di Capanna e di altri ancora, io ero visto come si diceva allora da parte di questi ambienti, ero visto come il socialdemocratico. Questa era più o meno la visione che si aveva di me. Io naturalmente non mi ritenevo allora tale, mi ritenevo un esponente del Partito Comunista che aveva una certa idea dell'esigenza già allora del rinnovamento del partito. Giustamente Andrea ha detto non bisogna né per questi 40 anni, e io aggiungo né per il 73-74, avere una visione trionfale, parlava appunto di trionfo. Io credo che sia giusto, non bisogna essere tra i laudatores tempori sacri, bisogna stare alla realtà di allora. E quegli anni non erano anni facili, erano anni piuttosto difficili, malgrado qualche apparenza e qualche nostalgia che c'è per esempio anche in me per quel periodo. Erano anni piuttosto difficili. Bisogna ricordare che nel 73 ci fu la cosiddetta crisi petrolifera, che poi erano le domeniche a piedi, che potevano essere anche divertenti, ma che però erano indice di una situazione economica non facile. L'inflazione era un'inflazione piuttosto consistente. Quindi già per questo motivo non erano quegli due anni, 73-74, anni facili, e non lo erano per un altro motivo, anche qui è stato prima ricordato attraverso la testimonianza di Monica, è stato ricordato che ci fu allora la strage della questura, l'agente Marino ammazzato, ci fu la strage della loggia a Brescia 1974. In sostanza erano gli anni in cui si mescolavano la strategia della tensione e le stragi con l'incipiente terrorismo nelle forme che dopo ebbe in maniera molto più
più netta e molto più chiara fino appunto a Moro e oltre. Ecco, quindi non erano anni facili. Il 73 poi è il, lo richiamerò ancora, è l'anno in cui tra l'altro c'è anche internazionalmente qualche evento non semplice. Per esempio c'è il Cile, c'è l'uccisione di Allende, Pinochet, eccetera eccetera. E quindi insomma non bisogna avere una visione né trionfale né semplice di quegli anni. Qual è il punto che secondo me va però preso in considerazione in termini positivi, che rispetto anche alla situazione attuale, alla realtà di oggi, è che allora c'erano delle strutture politiche, non solo politiche ma anche sociali, piuttosto solide. I partiti erano una realtà composita e contraddittoria, ma erano una realtà, ed erano una realtà consistente. Lo erano tutti i partiti, chi più chi meno, sto parlando della consistenza insomma. Naturalmente la realtà del Partito Comunista era una realtà forse più consistente di quella di altri partiti, ma anche gli altri partiti, persino quelli che erano considerati, lo erano anche i piccoli partiti, che so, il Partito Socialdemocratico, quello repubblicano e quello liberale, avevano una loro forza. Avevano una loro forza e una loro presenza in genere nella vita ovviamente sociale. Non invadevano la cultura. Esatto, adesso arrivo a questo. Ecco, poi ci sono dei. Ecco, questa realtà però, e adesso poi parlo soprattutto per il Partito Comunista, essendo una realtà composita, aveva certo un interesse per la cultura. E poi dico anche come si esprimeva questo interesse. Ma avevano anche una capacità di, come dire, di non invadere il campo altrui. Come si esprimeva questo interesse? Beh, questo interesse si esprimeva in vari modi. Io ricordo i seguenti. Primo, c'era un interesse alla organizzazione della cultura, cioè a sostenere l'organizzazione della cultura. Io non ho nascondere il fatto che, per esempio, quando si doveva decidere chi avesse dovuto fare il sovrintendente della Scala, prendo, ad esempio il posto massimo, alcuni di noi insistettero perché fosse Paolo Grassi il sovrintendente. Non era una cosa pacifica, così come non fu pacifico, e questo allora non tutti lo compresero bene, non fu pacifico, come dire, non fu pacifico il lavoro di Paolo Grassi, non fu sempre apprezzato come doveva essere, ma Paolo Grassi con il sostegno dei partiti anche, o almeno di alcuni partiti, perché poi era in qualche modo anche contrastato da altri, fece una serie, allora come sovrintendente della Scala, del piccolo teatro, si è già detto, forse conoscete meglio. Paolo Grassi è stato sostenuto dal PC di più che dai socialisti e dai socialisti. Sì, anche questo è vero. Esatto, è vero. Io volevo vederlo un momentino, ecco, in disparte, ma però è esatto, è così. Comunque sia, lui fece alcune cose di grande rilievo, cioè fece il decentramento anche per la Scala, perché i concerti a Sesto San Giovanni, nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, si fecero allora con Pollini, con Abbado, eccetera, eccetera, e poi fece quindi il decentramento, portò alla Scala i lavoratori, come si diceva, si fece credo di ricordare che fu nel 75 già questo, un grande concerto alla Scala, poi fece per Nono, che suscitò un gran cancan, fu un evento di grande rilievo e fu fatto al Lirico, perché Paolo ebbe delle difficoltà a portare quest'opera alla Scala, ma comunque là si fece.
lo stesso, fu un'azione innovatrice. Ecco, l'interesse poi per la cultura come si esprimeva, oltre che per sostegno all'organizzazione. E qual era il rapporto del Piccini nei confronti di questo teatro? Ecco, adesso poi arrivo. No, io ecco, per questo teatro dico del rapporto intanto mio, anzi, prima voglio dire del rapporto mio con Franco Parenti. Io sono stato da ragazzo intanto un ammiratore di Franco Parenti, perché io mi ricordo non solo Anacleto Jazzista, data la mia età, ma mi ricordo poi Il dito nell'occhio, Sani da legale, eccetera, tutte le cose che faceva al piccolo. E allora naturalmente le avevo vissute come un ragazzo che andava a teatro, insomma, no? Le ho vissute come successivamente. Poi io ho cercato di avere un rapporto con Franco Parenti più diretto, e mi ricordo per esempio che lo invitai una volta a dire nel salone della federazione del PC, via Volturno, già, adesso non so, ma può darsi che fossero quegli anni lì, 73, il 74, a recitare Carlo Porta, a recitare Carlo Porta. E lui lo fece, e naturalmente il clou della serata fu la Minetta del Verzé, e la Minetta del Verzé suscitò un certo, come dire, no? provocò un certo disagio in sala. Io, per esempio, mi sentii di difendere Franco Parenti, ma la cosa non fu considerata da tutti allo stesso modo. Perché anche qui bisogna sempre aver presente che anche la realtà del PC, così, come dire, apparentemente persino monolitico, eccetera, eccetera, era una realtà composita, e c'era quelli che erano a favore e quelli che erano contro. Io in quel caso fui favorevole. Cosa c'era di limite? Io personalmente accettavo la funzione di Franco Parenti come provocatore, personalmente. Non era per tutti così. Mi dispiace doverlo dire, facendo la parte di quello che in qualche modo sosteneva, era favorevole all'atteggiamento di Franco Parenti, perché mi pareva di comprendere che nella sua provocazione ci fosse, e qui faccio una distinzione con quello che pensavo io di altri, ci fosse un limite. Il limite da che cosa era dato, secondo me, nell'opera di Franco e nel suo modo di fare? Il limite era questo, che lui aveva come dire, un senso popolare della sua funzione, cioè la provocazione era per lui un elemento popolare, cioè si rivolgeva al popolo e non aveva un atteggiamento, come dire, non dirò aristocratico, perché anche in altri non c'era, ma la sua provocazione non arrivava al punto di dare qualche schiaffo in faccia alla gente, per esempio quando recitava di fronte a un pubblico abbastanza sprovveduto la Ninetta del Verzé, che suscitava qualche... Un capolavoro del esatto, che era un capolavoro. Però anche in quel caso lui aveva il desiderio di portare alla gente, allo spettatore, eccetera, eccetera, una novità per far crescere, e non semplicemente per, come dire, solleticare qualche istinto. No, no, questo non, lui non l'aveva, aveva il contrario, cioè, o meglio, aveva il senso della provocazione come elemento per far crescere il pubblico. E io questo credo che lo si dovesse apprezzare. E in questo modo io vedevo la sua opera e anche questo suo teatro. Non era per tutti così. Non era per tutti così, perché altri invece consideravano questo suo atteggiamento come un atteggiamento che non poteva essere accettato, che non poteva essere, o comunque non poteva essere facilmente accettato. Ecco, io penso che il limite che si doveva in qualche modo porre era non verso
Franco Paletti, ma il limite che si doveva porre era verso qualche tendenza che esisteva, la quale tendenza, per esempio, era una tendenza opposta, o meglio, che si poneva all'opposizione di tutto quello che faceva un uomo come Paolo Grassi. Non nel caso di Parenti? No, infatti, ma sto dicendo, non nel caso di Parenti. Parenti non aveva questo atteggiamento verso il teatro pubblico e verso Paolo Grassi. Altri avevano questo atteggiamento. E altri, con questo atteggiamento, si mescolavano anche ad alcune tendenze che poi avevano una matrice, o meglio, una sostanza più marcatamente politica e non soltanto culturale, e facevano qualche cosa. Adesso vi racconto una cosetta che non ho mai raccontato. A un certo punto noi, dico noi perché in realtà c'era un certo rapporto tra il Partito Comunista e la Camera del Lavoro, il salone della Camera del Lavoro a Dario Fo, il quale Dario Fo fece delle cose che avevano anche un certo significato, fece il mistero buffo, eccetera, eccetera, fece tutte le cose che doveva fare. A un certo punto io stesso dissi che Dario Fo non poteva più stare alla Camera. Gliene feci un qualche cenno, poi dai un'altra persona a cercare di risolvere il problema, quest'altra persona andò, cercò di risolvere il problema. Dario Fo prese questa cosa come un intervento nella libertà della sua, contro la libertà della cultura, contro la creatività, eccetera, eccetera. In realtà questo intervento a che cosa era dovuto, da che cosa era suggerito? Era suggerito dal fatto che avevamo saputo che lì, in questo ambiente, e la responsabilità di Dario Fo non era certamente una responsabilità diretta per questo motivo, c'erano infiltrate degli elementi che erano legati al terrorismo. Questa è stata la ragione per cui a un certo punto dicevo bisognava tagliare. Quindi il fatto che un certo atteggiamento, diciamo così, culturale si trasformasse in un supporto, seppure indiretto e magari inconsapevole, a una posizione, diciamo pure politica, che poi appunto era addirittura terroristica, questo non ci andava più. E quindi si faceva una polemica verso tutto ciò. Franco non era su questa strada, non era di questo. La sua provocazione era di un altro tipo ed era, secondo la mia opinione, e non, ripeto, secondo l'opinione di tutti, una provocazione di carattere Beh, politico. Questo è uno dei temi che, se ci sono domande, perché adesso è difficile capire come il fatto culturale si mischiasse moltissimo, esatto, con il fatto politico, no? Questo, certo, che stai dicendo. Certo. È molto interessante. E il limite che noi, ecco, l'intervento del, in questo caso del partito, e io lo rivendico ancora adesso, era un intervento che nasceva dalla preoccupazione che una certa posizione culturale, del tutto rispettabile in quanto tale, non si trasformasse in una posizione di carattere politico, la quale andava verso altre strade, a un certo punto si mescolava anche non con un estremismo generico, ma addirittura con un estremismo di carattere terroristico. Questo era inaccettabile. Si può giudicare come si vuole questo atteggiamento, ma questo era l'atteggiamento che avevamo. E su questo punto, malgrado le divisioni di carattere, nel giudizio per esempio su Franco Paretti, su questo punto il Partito Comunista in quanto tale era del tutto convinto, del tutto la grande maggioranza era convinta, per essere più chiari, la direzione in qualche modo della
e chi aveva la responsabilità della conduzione di quel partito era su questa linea, insomma, aveva questo atteggiamento generale. Poi c'erano a Milano, in quegli anni fu sciolta una sezione del Partito Comunista, cioè non fu soltanto preso Dario Fo e gli si disse per favore, senza raccontargli neppure, per ragioni del tutto, come dire, chiare, adesso meno, non gli si disse neppure qual era la ragione per cui lui non doveva più stare alla Camera del Lavoro, insomma, perché se no sarebbe successo un pandemonio. Ma dico, quindi questo atteggiamento non valeva soltanto per lui, valeva anche per altri, cioè valeva per esempio per una sezione del Partito Comunista, la quale fu sciolta perché si ritenne con qualche motivo che ci fossero delle infiltrazioni di carattere terrorista. Ecco, il limite, il confine nell'atteggiamento del partito in quanto tale, lasciamo stare le preferenze personali o gli atteggiamenti personali, fu questo, e io credo che questo atteggiamento lo si debba rivendicare. Tra l'altro, se non fosse stato così, si sarebbe messo in discussione non qualche cosa di secondario, si sarebbe messo in discussione tutta la situazione politica e anche la vita democratica del paese, perché in verità sia lo stragismo che il terrorismo confluivano su un punto, così come alcune altre forze di carattere estremistico confluivano su, cioè sul punto della eversione del sistema democratico. Questa era la questione che non era possibile accettare, e quindi dalla considerazione di carattere politico ne discendevano anche gli atteggiamenti verso quelle posizioni culturali che potevano favorire tutto ciò. Monica prima, quando Andrea ha letto la cosa di Monica, Monica in sostanza ha sostenuto, io mi ricordo un po' di lei in quegli anni e qualche, ha sostenuto che in sostanza lei anche qui, anche al piccolo, ha maturato una consapevolezza. Ha maturato una consapevolezza di un certo tipo. Ha maturato la consapevolezza che ci doveva essere un confine, e quel confine lei, dopo magari essere stata in qualche modo tentata di superarlo, non l'ha superato. Ecco, questi sono i ricordi che io ho di quegli anni. Me ne potrei raccontare tante altre di cose, ma la verità è che la puntata, chiamiamola puntata, la puntata di oggi è una puntata molto importante, perché a parte che tu sei stato molto